Buongiorno e bentornati a TG2 Costume e Società. Da decenni il mago Silvan incanta grandi e piccoli con i suoi trucchi. Lo showman 87enne è tornato ad esibirsi in un'applauditissima serata evento. Per noi c'era Cristina Battistin. Silvan è uno dei più grandi maghi del mondo, un vero showman in grado di ammagliare e sbalordire con la sua abilità e le sue tecniche di prestidigitazione. È reale che non è reale, che stupisce, che entusiasma, che incuriosisce soprattutto. E la curiosità deve essere inappagata, perché altrimenti dovremo scoprire il trucco. Nella sua carriera si è esibito per i grandi potenti della terra, dalla regina Elisabetta al presidente Ronald Reagan. E voilà! A 87 anni i suoi spettacoli fanno il tutto esaurito. Sentire il pubblico, le ovazioni, nonostante dietro le spalle abbia una lunga carriera, riesco ancora ad emozionarmi. Un grande illusionista, proprio come il mitico Houdini, di cui possiede delle lavagne comprate ad un'asta e che usa durante i suoi numeri. Houdini! Come si fa a leggere nel pensiero delle persone? Questo non glielo dico. È meglio non saperlo. È la magia, la lettura del pensiero, la trasmissione del pensiero. Può accadere qualche volta. Dipende il momento in cui lei ha contatto con un'altra persona, in questo caso la sua fisicità è molto importante. Più sei vicino a una persona, più comunichi. E pensare che da piccolo il padre lo portò dallo psichiatra pensando che qualcosa in lui non funzionasse. Io feci un gioco molto semplice, presi una funicella, la tagliai in due, la misi in bocca e poi ripresi la funicella intatta. Il professore Cappelletti, mi ricordo a Venezia, rimase stupefatto e disse a mio padre: è un artista questo ragazzo. Negli anni 60 realizzò in TV degli sbalorditivi trucchi con le carte. Un successo inarrestabile con il varietà Sim Salabim, un titolo che divenne un vero e proprio tormentone, quasi una formula magica. Gli esperimenti di levitazione, le donne tagliate a pezzi. Una carriera leggendaria coronata da innumerevoli premi. È l'unico mago non statunitense ad essere stato nominato Magician of the Year. Quanto esercizio ci vuole per fare tutto questo? Soprattutto leggere libri, libri di magia, soprattutto culturarsi. Estrapoliamo sempre qualche cosa che poi facciamo nostra. Cioè noi la interpretiamo, la reinterpretiamo. Dopo lo show lo reclamano tutti. Ecco, vedi, ci sono centinaia di persone che di solito, finito lo spettacolo, hanno la cortesia di aspettarmi. Ognuno vuole farsi il selfie. Il segreto della sua eterna giovinezza? Deve ringraziare i propri genitori, perché è una questione genetica. Allora tutti quanti, sì. Sala, Pim.